Giorgio Manetti si racconta, inediti sulla sua infanzia e la sua vita passata. Il programma Cancelletto Uomini e Donne, ideato e condotto da Maria De Filippi, nasce per dare la possibilità a tutti, sia ai giovani sia ai senior, di conoscere l'amore della propria vita. Diviso in due troni, trono over e trono classico, il talk show continua a regalare emozioni anche dopo circa 20 anni. Oggi parleremo dei senior, ma in particolare di Cancelletto Giorgio Manetti e Cancelletto Gemma Galgani che hanno fatto coppia fissa per circa 8 mesi, per poi lasciarsi circa 2 anni e mezzo fa. Ad oggi la dama torinese ha provato a dichiararsi nuovamente al gabbiano, ma ha ottenuto scarsi risultati ed ha deciso di andare avanti per la sua strada. Cosa ne penserà Giorgio? Scopriamo insieme cosa ha raccontato al settimanale Uomini e Donne Magazine. La sua infanzia. Giorgio Manetti ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni importanti al settimanale del programma di Maria De Filippi, ossia Uomini e Donne Magazine. Il gabbiano ha deciso di raccontare la sua vita, partendo dalla sua infanzia, spiegando il suo punto di vista su argomenti che spesso sono stati discussi in studio, il matrimonio, i figli e il suo sentirsi libero. Il gabbiano ha rivelato di essersi innamorato solo 2 volte nella sua vita, la prima volta risale nel 1968 di una ragazza educata e di buona famiglia. Queste sono le caratteristiche ricercate da Manetti, poiché una donna deve essere indipendente e libera di potersi spostare in altre città. Giorgio non è mai stato interessato al matrimonio, dato che ha sempre visto questa unione come un impedimento alla sua grande voglia di viaggiare anche se, per la persona giusta, potrà concedersi licenze. Per quanto riguarda i figli, il fiorentino ammette di averci pensato, ma è arrivato alla conclusione che un figlio si dovrebbe fare quando si ha la certezza di voler vivere in coppia per sempre. Una scelta troppo grande per un uomo libero come Giorgio, il quale precisa che non ha mai voluto assumersi questa responsabilità. Vissuto in una famiglia antiquata, all'età di 13 anni Manetti ha iniziato a lavorare presso il negozio di parrucchieri di suo padre per poi intraprendere un percorso militare, riuscendo anche a viaggiare realizzando il suo sogno americano. I suoi continui spostamenti gli hanno impedito di essere il figlio che i genitori avrebbero voluto e oggi sta cercando di recuperare il tempo perso con sua madre di 85 anni. La vita in televisione. Per quanto riguarda la sua esperienza negli studi di Maria De Filippi, Giorgio spiega che non ha mai utilizzato la sua popolarità per conquistare le donne. Il fiorentino è apparso per la prima volta in TV nel lontano gennaio 2015, dopo un lungo viaggio negli Stati Uniti, ed aveva una gran voglia di innamorarsi. All'età di 48 anni, Giorgio ricontatta la redazione per partecipare al programma e corteggiare Gemma Galgani. La dama torinese è stata al suo fianco per 8 mesi circa, ma non è riuscita a farlo innamorare, nonostante le sue caratteristiche che la contraddistinguevano dalle altre, l'educazione e l'eleganza. Per quanto riguarda la sua nuova fiamma di Verona, Giorgio trova sia una persona da conoscere e la definisce come un nuovo inizio.